Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 7 febbraio. Ariete, Venere amica sorride a Giove, insieme saranno forieri, se effettivamente siete soli ma stanchi di esserlo, di un incontro molto importante, buono il momento anche per partire per le vacanze o per un viaggio, entrambi si riveleranno piacevoli. Toro, la luna in Capricorno vi farà incontrare le occasioni giuste per trovare molteplici punti d'accordo con un familiare incontentabile. Con l'opposizione di Saturno vi troverete ad affrontare doveri, oneri e prove sia nel lavoro che in famiglia. Gemelli, con Giove nel segno che crea un luminoso trigono con Venere in acquario, darete prova del vostro indiscusso fascino. Evitate però forzature, vi sentite contenti, benevoli verso tutti e vi aspettate che gli altri vi ripaghino con la stessa moneta. Cancro, la luna ostile dal Capricorno renderà il vostro tono emotivo nervosetto. Si prevede qualche nota stonata nel rapporto con voi stessi. L'agognata armonia interiore verrà messa in discussione dalla tendenza a dare risposte evasive ai problemi. Leone, non perderete occasione per mettervi in mostra, mentre invece con Saturno ostile sarebbe meglio un atteggiamento più misurato e riservato. Un piccolo episodio imprevisto invece di innervosirvi renderà la giornata ancora più piacevole e divertente. Vergine, la luna in Capricorno vi spronerà a vivere relazioni più profonde e autentiche con gli altri. Imparerete che più darete più riceverete. I veri amici si riconoscono perché sono sempre presenti con affetto e sostegno nei momenti del bisogno. Bilancia, Venere armonica Giove porterà nella vostra vita piacevoli rapporti sociali. Vi attende una giornata di gradevole divertimento. Sarete molto ricercati dagli amici per la simpatia, l'allegria e la battuta pronta. La vostra autostima salirà alle stelle. Scorpione, Saturno nel segno abbraccia la luna in Capricorno e voi desiderate stare un po' per vostro conto a riflettere e meditare sugli ultimi avvenimenti. Se non resterete da soli, cercherete la compagnia di una persona cara più anziana e più saggia di voi. Sagittario, Nettuno nemico vi tende l'amo e voi rischiate di abboccare, chiudendovi in un mondo di tentennamenti e fantasticherie. Dovete trovare la forza, ma anche il piacere di allontanare concretamente dalla vostra vita situazioni poco chiare. Capricorno, la luna nel segno crea aspetti luminosi con Marte, Saturno, Plutone e negativi con Urano. Ne conseguirà che realizzerete diverse aspettative, sarete più intraprendenti del solito, giocherete con abilità le carte migliori e ne sarete soddisfatti. Acquario, con Venere nel segno che crea un bel trigono con Giove in Gemelli, la giornata trascorrerà in un'atmosfera avvolgente, calda e briosa. Farete divertire gli amici, saprete tirarli su di morale se saranno tristi e consolarli degli eventuali problemi. Pesci, giornata in cui tutto funziona per il meglio. Mercurio e Nettuno si congiungono nel segno e favoriscono l'espressione artistica. Sarete portati ad interessarvi di filosofia e spiritualità. Leggete qualche libro interessante in materia.